Allora ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi è sabato 11 marzo e apriamo la stagione aurifera finalmente. Siamo qua all'isola del Cercatore, sul Ticino. Ecco, come promesso, finalmente le prime immagini della canaletta Gold Hunter Excalibur in acqua. Ora, eccola qua. Non fate caso alla posizione, soprattutto la parte in entrata, perché il livello dell'acqua continua a scendere, pertanto ho dovuto continuamente adattarla. Adesso, per pulire l'ultimo secchio, ho finito così. Adesso ho passato 6 secchi. Andiamo a vedere la canaletta. Ok. Ecco qua. In mille righe, come possiamo vedere, ha trattenuto già parecchie belle scagliette, tante belle stelline, molto belle. Poi abbiamo l'invito, qui l'acqua perde grip, abbiamo qualche stellina anche incastrata qua, quindi non riesce a salire. E poi dopo il saltino abbiamo la griglia di metallo espanso con sotto il suo bel muschio dominatore, vediamo qua, verde. Questa è la canaletta dopo 6 secchi lavati, quindi come detto ovviamente già i 27 cm di mille righe, oltre a fare da spia, trattengono abbondantemente già parecchio del materiale, e tutto il resto invece termina nelle trame del Miner Moss e dell'implacabile griglia di metallo espanso. Facciamo qualche foto, visto che posso anche scattare le foto mentre faccio il video. Ecco qua, abbiamo la cascatella in uscita, bella. Faccio che non mi devo ribaltare. Qui abbiamo la maniglia particolare, ok, molto comoda, e la targhetta Gold Hunter modello Excalibur numero 1, poi c'è un XC HCE Italy 2016. La XC sta per prototipo XC, questa qui in effetti è sì la numero 1, ma è anche il prototipo XC, che poi è diventato la prima Gold Hunter Excalibur. Eccola finalmente al lavoro, lavora perfettamente. Oggi non c'è troppa corrente, ma il discorso è uguale sia per questa che per quella di Ale, canalette più tradizionali. Anche la Spartan avrebbe avuto lo stesso problema sostanzialmente. Penso che siamo sul 1,5 metri al secondo e ce ne vorrebbero almeno 2, però il livello è basso e l'acqua continua ad abbassarsi, per cui va bene ragazzi. Con questo c'è Ale che sta facendo il suo lavoro, non disturbiamo, per il momento vi saluto, dal Ticino è tutto, bella ragazzi.